No, intanto come giudichiamo il voto in Francia? Scusami. Aspetta a me giudicare il voto in generale, quando votano i cittadini vanno sempre ascoltati e rispettati. Figuriamoci poi se aspetta a me giudicare il voto in un'altra nazione. Al massimo uno si interroga e non giudica il voto quando avviene in Italia. Voto in Francia, uno prende atto e quando si esprimono i cittadini hanno sempre ragione. Ma l'Italia cosa converrebbe? Converrebbe più... All'Italia conviene che sia forte l'Italia e quindi per fortuna abbiamo finalmente un Presidente del Consiglio che in Europa sta difendendo gli interessi nazionali con determinazione e ha solo questo come unico faro. Poi le altre nazioni giustamente scelgono, votano e hanno i loro governi, qualsiasi governo ci si confronta. Giorgia Meloni riesce a dialogare con i Presidenti del Consiglio, quei rispettivi di nazioni anche di orientamento politico l'uno diverso dall'altro, perché si confrontano le nazioni e non i partiti politici quando a livello istituzionale. Cosa pensa del fronte repubblicano che si è creato in Francia, tutti contro la destra? Sono scelte dei partiti politici francesi che verranno valutate dai cittadini francesi. Massimo rispetto, quando noi chiediamo all'estero rispetto per le scelte della politica italiana e dei cittadini italiani, ovviamente questo comporta che noi bisogna rispettare le scelte nelle altre nazioni. Buona giornata. Grazie. Grazie.